esercizio del Libramaldi con un motore a scoppio ciclo 8. Quindi parliamo del motore a combustione interna con miscela aria-benzina. Questo motore raggiunge i 2100 gradi centigradi di temperatura, quindi nel punto più alto, sappiamo, al termine del riscaldamento isocoro, quindi dopo che è scoppiata la miscela. 2100 gradi centigradi, ricordiamo sempre che bisogna utilizzare le temperature in Kelvin, quindi sommiamo 273 e arriviamo a 2373 Kelvin. L'acqua usata per il raffreddamento ha una temperatura di 80 gradi centigradi, questa è la temperatura fredda dello stato B. Quindi sono le due temperature massime e minime del ciclo 8. La potenza erogata è di 40 kW. Calcolo il rendimento di questa macchina se operasse come un ciclo di Carnot fra le stesse temperature massima e minima. Quale calore assorbirebbe il motore ideale, cioè il motore di Carnot, in un secondo? Quindi si vuole il rendimento di Carnot e il calore che assorbirebbe il ciclo di Carnot in un secondo. Vediamo lo svolgimento. Questo problema non c'entra niente con il ciclo 8, cioè con il motore a benzina, perché le domande si riferiscono solo al ciclo di Carnot. Quindi le uniche cose che importano sono le temperature estreme. Con le temperature date, 353 e 2373 Kelvin, temperature massima e minima, il rendimento del ciclo di Carnot è l'85%. Per rispondere invece alla seconda domanda, dobbiamo calcolare il calore che assorbe questo, cioè il ciclo di Carnot in un secondo. Noi conosciamo la potenza, che è l'energia fornita al secondo dal ciclo di Carnot. E sono 40 kW, cioè vuol dire 40 kJ al secondo. Questo è il lavoro che il ciclo di Carnot fa ogni secondo. Quindi in un secondo il motore di Carnot fa 40 kJ. Questo non vuol dire che un ciclo dura un secondo. Sicuramente un ciclo dura molto meno di un secondo, perché i motori reali, a differenza di quelli ideali, non sono reversibili e non sono quasi statici. Anzi, i motori girano molte volte al secondo. Comunque non ci interessa sapere qual è la durata del periodo, cioè in quanto tempo viene concluso un ciclo. Ci importa sapere soltanto che ogni secondo questo ciclo di Carnot preleva, no, fornisce 40 kJ di lavoro. Ora, questi 40 kJ sono l'85% del calore assorbito ogni secondo. E questo calore assorbito è la nostra incognita. Infatti il ciclo di Carnot preleva questo calore assorbito che adesso dobbiamo calcolare e l'85% di questo calore assorbito lo trasforma in lavoro. L'85% è 40 kJ. Quindi possiamo ricavare il calore assorbito dalla definizione di rendimento. Dividendo il lavoro che fa il ciclo di Carnot in un secondo, 40 kJ, diviso appunto il rendimento. E così otteniamo ovviamente un valore maggiore del lavoro eseguito in un secondo. Otteniamo 47 kJ, che è il calore assorbito in un secondo. Perciò 40 rappresenta l'85% di 47. Perciò ogni secondo la macchina di Carnot assorbe 47 kJ di calore dalla sorgente calda. Stiamo parlando del ciclo di Carnot. E di questi 47 kJ, 40 li trasforma in lavoro e 7 li cede come calore alla sorgente fredda. Qui abbiamo lo schema, la macchina di Carnot che opera fra le due temperature estreme date e ogni secondo preleva 47 kJ di calore dalla sorgente calda, 7 ne cede, ne spreca alla sorgente fredda e 40 li trasforma in lavoro motore, lavoro meccanico utile. Cioè la frazione 0,85 del calore assorbito. Alcune osservazioni: abbiamo detto che questo motore di Carnot è un motore a scoppio, cioè un motore reale. O meglio, quello che abbiamo usato per il calcolo è ideale, ma quello reale, essendo un motore irreversibile, avrà un rendimento sicuramente minore. Infatti, un motore reale realizza trasformazioni irreversibili, per il teorema di Carnot ha sempre un rendimento minore, di quello ideale di Carnot. Inoltre, anche se il ciclo 8 fosse reversibile, come nel grafico che abbiamo visto all'inizio, gli scambi di calore non avverrebbero soltanto in corrispondenza di due temperature, ma con infinite sorgenti a temperature diverse. Quindi il ciclo 8, anche se fosse reversibile, avrebbe certamente un rendimento inferiore rispetto a quello di Carnot, cioè un rendimento sicuramente inferiore all'85%. Questo perché fra tutti i cicli possibili, anche reversibili, tra due temperature date, il ciclo di Carnot è quello che ha sempre il rendimento migliore, insieme a quello di Stirling, perché scambia calore soltanto con due sorgenti. Solo il ciclo di Stirling può vantare lo stesso rendimento del ciclo di Carnot, tutti gli altri cicli, anche reversibili, hanno un rendimento minore.
Quindi, in conclusione, il nostro ciclo 8, anche se fosse reversibile, avrebbe un rendimento minore dell'85%, ma siccome poi è un motore, reale, cioè irreversibile, allora, avrà un rendimento ancora minore. Generalmente nella realtà i motori a scoppio reali non superano il 40% di rendimento.